ritardo, un po' è colpa del ministero, poi ci arriveremo dopo, e un po' anche del traffico di Roma. Allora, noi stasera siamo qui per presentare un libro che è veramente molto interessante. E parlandone con qualche amico, io ho detto, ha delle profonde riflessioni e delle intelligenti e costruttive provocazioni, che poi vedremo dopo, lo andremo ad analizzare dopo. Gli interventi, i saluti istituzionali ai padroni di casa, quindi Marco Cerreto e Jimmy Cangiano. Marco che ci ha voluto e mi ha voluto qua e Jimmy che è componente della commissione istruzioni alla Camera, quindi di scuola ne capisce, la scuola la fa politicamente e anche lavorativamente. Inizio io, buonasera a tutti. Per me è un vero piacere presentare questo libro e avere la possibilità, come dire, di fare un approfondimento su un tema che è al centro dell'agenda del governo Meloni, ma indipendentemente da tutto, il piacere di poterlo presentare in questa sede prestigiosa, la sede della Camera dei Deputati. Questa, come dicevo prima, è la sala stampa, quella che di fatto ospita tutte le iniziative che noi parlamentari, avendone la prerogativa, possiamo promuovere solo ed esclusivamente qui. Ed è un piacere perché il direttore Santa Barbara è un pezzo di storia della scuola casertana, della scuola primaria. Io lo ricordo bambino, cimentarsi già con il mondo della scuola quando anche mia madre insegnava nella scuola che lui dirigeva, quindi ecco una soddisfazione intanto prima ancora che da parlamentare, da casertano, ospitare qui questo bel libro che ho avuto modo di leggere qualche settimana fa, un libro che ci riporta senz'altro a questioni, mi permetto di dire, poi il collega Cangiano più di me lavorando nel settore e della commissione parlamentare proprio sull'istruzione, ed essendo anche un punto di riferimento di partito di Fratelli d'Italia su questo tema, potrà essere più chiaro e più profondo, ma senz'altro penso che sia sotto gli occhi di tutti il fatto che molte delle questioni che sono contenute nel libro trovano poi dei punti di caduta in quella che è l'azione del governo. Quindi mai, come dire, presentazione è più azzeccata anche per quelle che sono le declinazioni politiche e anche amministrative che il governo, il ministro Valditara, il governo Meloni nel suo complesso sta facendo, perché è chiaro che noi abbiamo tutti voglia di far tornare la scuola centrale, un modello di scuola al quale noi ovviamente ci riferiamo e che non sempre negli anni scorsi ha tenuto conto di una serie di necessità. La dottoressa Vigliotti, che modererà questo incontro, tra l'altro è un'esperta del settore, lei stessa è una docente, anche se in questo momento prestata, diciamo, al Ministero dell'Istruzione perché si sta occupando di PNRR, ma la buona scuola si fa anche così, non perdendo i fondi e impiegando al meglio i fondi che nel PNRR possono essere appunto impiegati per potenziare la nostra scuola. Quindi un momento di approfondimento importante con il dottor Tucci, che ringrazio, che interloquirà con l'autore, e penso di dovervi ringraziare, siete tutti casertani da quello che ho capito, quindi grazie per essere venuti qui ad assistere a questa manifestazione. Per il resto, Alessandra, ti ridò la parola perché ovviamente chi seguirà il mio intervento avrà ovviamente sicuramente concetti più profondi e più articolati dei miei. Intanto, grazie a tutti. Allora, Jimmy l'abbiamo già presentato, quindi gli passiamo la parola per i saluti, partendo da una riflessione, dal titolo del libro, La scuola, illusioni e realtà. Buonasera, scusatemi per la voce un po' bassa, ma c'è anche questo nel nostro mondo, prendiamo anche noi un po' di influenza. Anche io vi faccio i miei benvenuti alla Camera dei Deputati. Parlare di scuola a me fa sempre piacere. Parlare di scuola ai nostri conterranei è ancora più piacevole. Io quando faccio il deputato, cioè ormai quasi più di un annetto,
ho provato, e ci siamo quasi riusciti, a presentare un libro a settimana. A volte anche più di uno. Infatti dobbiamo chiedere ai colleghi la disponibilità, perché il parlamentare può usare questa sala una volta a settimana. E sto provando, diciamo, e ci stiamo riuscendo, a proporre, a presentare qui a Roma i lavori della nostra terra, lavori casertani come questo. Oggi quindi facciamo tre cose insieme: libro, Caserta e scuola. Per me è perfetto. Perché dico questo? Perché, come diceva prima Alessandro e Marco, sono componente della Commissione Istruzione e Cultura, e oggi anche Cultura. È interessante perché noi abbiamo provato con questo governo a dare una spinta diversa all'idea di scuola e di istruzione in Italia. Abbiamo iniziato con una simbologia, abbiamo provato a dare un segnale diverso già dall'inizio, già dal nome del Ministero. Oggi il Ministero dell'Istruzione e del Merito. E credo che questo lavoro va anche in questa direzione, perché si è perso, come si racconta bene in questo testo, in questo libro, il valore della scuola, un valore perso purtroppo anche a causa, diciamo, delle famiglie che oggi più che mai sono poco attenti ai propri figli e quindi agli studenti. E quindi quando la famiglia inizia a avere difficoltà di approccio con i propri figli, entra in campo la scuola. La scuola dovrebbe essere appunto quel luogo dove le generazioni possono iniziare a forgiarsi in modo autorevole. E purtroppo anche questo sta venendo meno. Io ho frequentato da bambino una scuola cattolica, i Maristi, diciamo che sono più o meno come i Salesiani. Io, pur essendo giovane, ho fatto una scuola elementare e media solo di maschietti, quindi ho avuto una preparazione culturale e non solo profonda, dove c'era veramente il senso del dovere, il senso del rispetto dell'insegnante. Io oggi che insegno, perché non l'ho detto, ma io sono un docente abilitato nel diritto, e ho la fortuna, consentitemi di dire, di essere un docente di sostegno. Negli ultimi anni ho insegnato sostegno alle superiori, negli ultimi 7-8 anni, quindi ho avuto questo privilegio, questo onore di stare accanto a bambini speciali, a ragazzini speciali, ma stavo anche in classe. Stando in classe notavo, ho notato oggi sempre più questa diffidenza, questo allontanarsi dal ruolo anche di rispetto del docente. In qualche modo stiamo provando, anche con l'introduzione, la reintroduzione del voto di condotta, di ridare un po' di dignità a tutto il comparto. In quest'anno e qualche mese di governo abbiamo provato a fare diverse cose. Siamo riusciti innanzitutto a stare vicino al mondo degli insegnanti, con una serie di interventi specifici, oltre a, anche se simbolico, ma doveroso aumento di stipendi per gli insegnanti. Abbiamo rimesso insieme tutta una serie di attività rivolte alla didattica. Stiamo, e credo che questo sia importantissimo e fondamentale, stiamo rivedendo l'idea di educazione civica. Oggi sappiamo tutti che l'educazione civica è stata riformulata da qualche anno, ma ha funzionato male. Oggi l'educazione civica, soprattutto per gli episodi di cronaca che stiamo vivendo anche negli ultimi giorni, settimana, deve essere fondamentale nella crescita di un nostro studente. E così come è impostata, a nostro avviso non funziona, e stiamo provando a rimmaginarla, a ridisegnarla, a far diventare l'educazione civica veramente un insegnamento completo che possa di fatto trasferire ai nostri studenti dei messaggi positivi. Così come abbiamo dato forza a chi spesso viene trascurato nel mondo della scuola, che sono i collaboratori scolastici. Abbiamo
aumentato anche lì l'organico, soprattutto nel mezzogiorno abbiamo dato la possibilità alle scuole di aumentare il numero di personale collaboratore scolastico. Questo anche perché una scuola è completa se tutti lavorano in sinergia e lavorano con piacere. Però c'è ancora tanto da fare. Io ho la fortuna, il privilegio di dare un contributo in qualità di docente a questa maggioranza e ho il piacere di collaborare a stretto regime anche con il Ministro dell'Istruzione. Ci confrontiamo spesso e quindi la cosa più importante che stiamo facendo e dobbiamo continuare a fare, e queste sono occasioni che servono appunto a questo, è ascoltare gli insegnanti, gli studenti, tutto il mondo, il comparto scuola, per cercare di migliorare il più possibile quello che per noi è fondamentale per la crescita del nostro paese. Grazie. Allora, grazie a Jimmy e grazie a Marco. E adesso cerchiamo di entrare un po' dentro la realtà del libro. E guardate, stasera è un avvenimento particolare, perché parla di scuola chi la scuola la conosce, perché il problema ultimamente della scuola italiana è che ne parlano tutti, ne parlano fin troppi, ma in realtà ne parlano fin troppo pochi addetti ai lavori, e addetti ai lavori sono i docenti, addetti ai lavori sono i dirigenti, addetti ai lavori sono il personale del comparto scuola che ogni mattina garantisce che la scuola vada avanti e che gli alunni possano entrare nelle proprie classi. E quindi è un piacere passare la parola per l'introduzione e per iniziare il dialogo con l'autore al professore Tucci, che è un professore di scuola secondaria di secondo grado, e penso che sia una persona che come me, come Jimmy, come il professore Santa Barbara, la scuola la vive, l'ha vissuta, la conosce e in alcuni casi magari la subisce anche. Prego. Ringrazio per la concessione della parola. Io insegno da 38 anni e ho insegnato in ogni ordine di scuola, quindi la secondaria inferiore, la secondaria superiore e anche dell'università come assistente. Quindi ho una visione generale della scuola. Per mia scelta poi ho preferito insegnare in un quartiere di periferia metropolitana di Napoli, i casertani penso che lo conoscono ugualmente, che è il rione delle Salicelle di Afragola. Tendo a sottolineare questo perché tra tutti gli incontri che ho fatto con gli studenti, questi in particolare mi hanno educato e mi hanno fatto crescere su alcune dimensioni che il libro del dottor Santa Barbara ben mette a fuoco. La dimensione e l'importanza che ha nel rapporto educativo con l'alunno la funzione del docente. Sembrerà strano per chi non ci vive dentro, ma in questi ambienti vogliono il docente, non vogliono il compagno, non vogliono chi incrocia le mani e dice fate quello che volete, no, vogliono il docente, proprio in opposizione a un degrado sociale, perché sanno, come dice nel libro bene il dottor Santa Barbara, che è la scuola l'unica opportunità che hanno per redimersi, per arrivare a degli obiettivi, per uscire fuori da un destino che li avrebbe condotti o al carcere o al cimitero, si dice di imbattuta. Ecco, questo è importante perché il dottor Santa Barbara nel suo testo rimette al centro il docente, ciò che, come hanno detto gli onorevoli, ultimamente la scuola aveva smarrito. Non faccio nome dei ministri, ma da un certo ministro in poi, a cascata, la scuola è diventata il vaso di Pandora, il vaso, diciamo, il cortile dell'allegria, il cortile del far niente, dove un buonismo generalizzato imponeva un percorso di promozioni garantite. Tutto questo ha distrutto la scuola, perché ha sottratto il merito
a coloro, a quegli alunni che volevano impegnarsi per raggiungere un merito. Io tante volte nei consigli di classe ho sempre detto, dico, non tutti i ragazzi sono fatti per fare una carriera, virgolette, scolastica. Alcuni ragazzi sono portati per fare una carriera di apprendimento professionale. E il dottor Santa Barbara lo dice molto bene quando dice la scuola non deve essere l'unico percorso che noi offriamo ai giovani. Va offerta al giovane la cultura, perché questa è importantissima. Ma la cultura è anche apprendere un mestiere. Per cui, ne facendo nel libro, la riforma, le riforme che si sono succedute in questi anni sono andati lentamente a cascata a uniformare in un letto di procuste la realtà giovanile. Ma non è così. Questo è un aspetto importante. L'altro aspetto che il dottor Santa Barbara sottolinea dalla sua esperienza, e la copertina ce lo dice, no? Questo grembiule, con il collettino quasi consunto, ci dice che la scuola rischia di essere un'esperienza da archiviare nel passato? Abbiamo fatto esperienza, no? Nel periodo del Covid. Non c'era più bisogno della scuola, dell'insegnante. Se la scuola viene ridotta a un'informazione, a una trasmissione di dati, questo lo può fare un computer. Ma è questa la scuola? Si domanda il dottor Santa Barbara. Certamente non è questa. Allora riportiamo il secondo elemento al centro, l'identità della scuola. La scuola che cos'è? Lui lo dice molto bene, è una relazione sociale, usa proprio questo termine, che forma l'educando a che cosa? Ai valori, e lo dico agli onorevoli, no? Presenti, i valori. Questi sono completamente assenti nei percorsi formativi, istruttivi della nostra scuola, almeno fino all'anno scorso. I programmi non erano altro che degli asettici insegnamenti a cui il docente sottostava, perché il libro, come dice il dottor Santa Barbara, è più importante del docente, no? Il prodotto informatico è più importante del docente, per cui il docente ha perso anche quella sua libertà didattica, no? Di omologarsi, di entrare nella relazione educativa con il ragazzo, e questo a danno del ragazzo, chiaramente, perché nella nostra esperienza di docenti sappiamo che ogni ragazzo è una individualità e l'approccio educativo è importante, personalizzato. E terzo aspetto che sottolinea il dottor Santa Barbara, non facciamo della scuola un vaso di Pandora dove tutto ci sta bene dentro, no? Assistiamo ultimamente, no? I problemi della società, l'ultimo il femminicidio, come si risolve? Nella scuola? No. La scuola può essere uno degli elementi che contribuisce alla soluzione del problema, ma non è capace di risolvere, anche perché noi docenti siamo docenti, non siamo psicologi, non siamo assistenti sociali e non abbiamo altre qualifiche. E non ci si può addossare ai docenti competenze che i docenti stessi non hanno e poi sviliscono anche la stessa figura del docente. Quindi, concludo, nel testo, tante volte ho parlato con il dottor Santa Barbara e discutavamo se, ma che cos'è, un saggio? No? Abbiamo detto no. Allora che cos'è? Cosa vuole essere questo testo? Non l'abbiamo messo, però io e lui abbiamo concordato, è una chiacchierata sulla scuola, cioè una conversazione che nasce dal suo cuore di docente, di dirigente, di persone che ha amato la scuola, che ha dato la sua vita, 50 anni della sua vita per la scuola. Quindi ciò che c'è scritto qui dentro è la realtà, ma ci dice anche che la realtà prevede delle illusioni, no? Illusioni che includono anche delle utopie. Per cui, come hanno detto gli onorevoli, la dottoressa l'ha sottolineato anche lei, la scuola ha degli orizzonti ampi. Sta a noi volerli, sta a voi politici, scusate se mi rivolgo a voi, indirizzarci, sollevando la scuola di tanti pesi inutili, come dice nel testo, e dando ai singoli elementi della scuola, il personale, i docenti e via di seguito, la giusta dignità. Grazie. Allora,
Diciamo che io ho sempre considerato la scuola un'agenzia educativa, soprattutto in alcuni territori, importante, imprescindibile e fondamentale. E ovviamente ho la mia idea di scuola, che è la scuola dove sono cresciuta umanamente, culturalmente e anche professionalmente. Ho la scuola dei miei tempi, ho la scuola della mia famiglia, dei miei genitori. Io vengo da una famiglia di insegnanti. Mio padre ha terminato la carriera da dirigente scolastico, mia mamma l'ha terminata da docente, quindi diciamo che a casa veramente si mangiava pane e scuola. E l'ho vista lentamente venir meno a questo ruolo di agenzia educativa e formativa nel momento in cui ero docente, e contemporaneamente a un altro fenomeno che sottolineava prima Jimmy, molto grave: il fatto che le famiglie, molte volte per costrizione, qualche volta anche perché non riescono a tenere il pugno fermo nei confronti dei ragazzi, il professore Santa Barbara dice manca la cultura del no, quella che noi ai nostri tempi abbiamo ricevuto e non è che ci ha fatto poi così tanto male. E la famiglia ha lentamente abdicato al ruolo principale di agenzia formativa, prima agenzia formativa, nel momento in cui anche la scuola si svuota di questo contenuto per diventare contenitore di altre situazioni, noi ci troviamo di fronte al problema che viene posto dal libro, che per me è sia una chiacchierata, ma soprattutto inizialmente è una chiara e anche dolorosa fotografia della situazione della scuola italiana attuale. Quindi al professor Santa Barbara chiedo, la prima cosa è: come sta la scuola italiana oggi? Qual è lo stato di salute della scuola italiana oggi? Visto da un addetto ai lavori con tanta esperienza, ma anche con tanta speranza, perché scrivere un libro come questo, dove ci sono le conclusioni poi del libro, io vi invito, penso che l'avete letto tutti, ma vuol dire che c'è esperienza, c'è molta... diciamo non rassegnazione, però c'è molta coerenza nel raccontare quella che è la scuola italiana oggi, però poi c'è anche speranza all'interno di tutta una serie di problematiche che, guardate, io le vivo perché io lavoro al momento al Ministero sul PNRR e sono assegnata alla Direzione Generale degli Ordinamenti, faccio valutazione, faccio invalsi, collaboro con l'Ocse Pisa per tutta una serie di dati e di situazioni che ben sono raccontate nel libro. E quello che noto è che questa tendenza della scuola a essere diventata un progettificio è qualcosa che ci sta facendo veramente, veramente, veramente molto male. Sia quello e sia anche un'altra cosa, io penso che dobbiamo avere il coraggio di dircelo, la scuola italiana dovrebbe tornare anche a prendere in seria considerazione, oltre la votazione, anche la bocciatura, che sembra essere diventata una parolaccia. Cioè, se voi dite ma forse è il caso che il ragazzo si fermi un anno, forse una bocciatura, sembra quasi che state bestemmiando, il dirigente scolastico vi consegna 10 frustate, 5 minuti di castigo dietro alla lavagna. Eppure in realtà penso che noi veniamo da una scuola che è stata dura, è stata severa, è stata autorevole però nella sua severità. Come sta oggi la scuola, professore? Questa è proprio una bella domanda. Cioè, sta, credo, abbastanza male. Non ho voluto dire molto male, proprio perché è la speranza che alla fine deve prevalere. Il problema è questo: si trova sovraccaricata di compiti che non le competono. Praticamente società e famiglia hanno progressivamente scaricato tutto sulla scuola. In questi ultimi giorni io non ricordo più quante volte è stato detto che quell'argomento è compito della scuola, quel tipo di educazione è compito della scuola, quell'altra cosa è compito della scuola, il femminicidio è compito della scuola, i problemi dell'LGTB eccetera lì è compito della scuola. Ma la vogliamo finire? Bisognerebbe ritornare a dei concetti precisi, a dei compiti precisi. Di fronte ad una massa di incombenze, la scuola si disperde e si sbanda. Dicevo poco fa col professore Ferraiolo che
su 98 ragazzi di terza media ho riscontrato direttamente che soltanto 11 hanno scritto dei periodi di senso compiuto. E allora a questo punto ci troviamo un po' a disagio. Il problema credo che sia anche negli interventi che si fanno a favore della scuola. Credo che si cominci sempre dalle scuole secondarie di secondo grado a vedere di raddrizzare le cose, a collegare meglio il mondo della scuola al mondo dell'industria del lavoro, eccetera, eccetera. Però si dimentica che se si comincia male, le cose vanno sempre peggio. Il problema allora non è tanto quello di un corso di studi superiore, il problema è quello della prima elementare, diciamocelo francamente. E dico la prima per dire prima, seconda, la scuola elementare, ma vogliamo far sì che dalla scuola elementare escano dei ragazzi che sappiano almeno leggere, scrivere e far di conto, intendendo per leggere capire il pensiero altrui, sapersi esprimere in modo da farsi comprendere dagli altri, il saper organizzare il pensiero matematico in una certa maniera, partendo dalla pratica. E questo è il punto. E allora il discorso poi diventa un discorso didattico. È un discorso didattico, bisogna, perché nella scuola elementare si cominci bene, bisogna avere degli insegnanti che siano in grado di farla funzionare bene e che mirino a questo, ad insegnare a leggere e a scrivere. Questo è il base. Io nel libro ho messo poche note anche sul collegamento tra l'apprendimento della lettura e della matematica, del leggere e scrivere della matematica, con la formazione mentale. Eppure lì è fondamentale. Quando noi dobbiamo pronunciare, abbiamo un pensiero complesso, abbiamo bisogno di strutture lessicali complesse, non di semplici aggettivi determinativi o meno che siano, che possano servire a chiarire quello che si vuole dire. Ieri mi è capitato di notare una cosa, pare che ultimamente si stia diffondendo, non tanto in Italia, ma in altre realtà che hanno cominciato tecnologicamente prima di noi, il fatto dei ragazzi che si chiudono in una stanza e rifiutano ogni contatto umano, che addirittura si fanno servire il cibo, che chiudono lì. Bene, hanno intervistato uno di questi giovani, ma sapete che quello non riusciva a parlare. Allora il discorso è anche il problema della socializzazione e tutto il resto. Ma come si raggiunge la socializzazione? Questa viene intesa comunemente come lo stare insieme, come il darsi le pacche sulle spalle, dire sai amico qua, là, dire o a. E il problema non è soltanto questo, il problema è si socializza, la socializzazione, ho riportato qui la definizione della Treccani, ho voluto evitare le definizioni pedagogiche in materia. La Treccani dice è la trasmissione alle nuove generazioni dei saperi, delle conoscenze che si hanno. Questo serve per socializzare. È ovvio che tutto il resto ci deve rientrare. Il resto parlo come di quello che noi chiamiamo generalmente educazione. Deve entrarci. Ma come si educa? Nell'ultimo capitolo, ad un certo punto, così, stavo pensando ad altro, mi è venuto in mente, ma perché non inserisci qua dentro a che cosa serve una scuola che funzioni bene? Noi ce lo scordiamo. Io, ecco qua. Una scuola che funzioni bene educa al rispetto delle regole della puntualità, alla partecipazione, all'impegno e al rispetto delle consegne, all'organizzazione di tempi e modi, al rispetto dell'altro, sia esso adulto o bambino con le sue caratteristiche e le sue peculiarità, al rispetto della disuguaglianza, all'uso di un linguaggio corretto, all'uso di registri di comportamento, all'essere amici, alla solidarietà e così via.
e attraverso l'impegno anche. E allora nella scuola ci deve essere un impegno di studio. Eppure la parola studio, nella legge che è ancora in vigore, e parlo della buona scuola, della legge 107, ecco, della buona scuola, la parola studio, lo scritto, non c'è. C'è soltanto come locuzione insieme ad altre parole, ma lo studio per i ragazzi non c'è. La parola impegno non esiste. E allora se manca questo, noi andiamo di fronte a delle difficoltà enormi, va bene? Allora, diciamo che lei ha tracciato un quadro chiaro, ma a mio avviso c'è un cortocircuito e noi dobbiamo decidere e capire per poter poi ricominciare da capo. Come lo vogliamo gestire questo cortocircuito? Non so quanti di voi hanno letto la notizia, che secondo me è indecente e scandalosa, è in svolgimento il concorso per i docenti di educazione primaria, di educazione fisica alla primaria. Dai primi dati, che devono ancora essere confermati, ma io penso che abbiano così vergogna che non li confermeranno mai, la prova scritta è stata superata, Marco, soltanto dal 7% dei docenti che si sono candidati per andare ad occupare una cattedra che è vero che è di educazione motoria, ma come diceva prima il professore Santa Barbara, lo studio è collegato in tutto, cioè 22.000 candidati, 1.570 ammessi all'orale. 1.570 ammessi all'orale, e hanno, li hanno premiati, cioè hanno premiato il meno peggio, cioè quelli che almeno sono riusciti a scrivere il nome e cognome senza sbagliare le doppie, perché altrimenti non si capisce. Quindi il discorso è questo, è il primo cortocircuito, nel senso che comunque noi mettiamo nelle scuole, attraverso delle procedure concorsuali, dei docenti che dovrebbero poi fare quello che diceva, mi scusate solo un attimo, Maria, ti puoi prendere queste cose per cortesia? Ti chiama Sara? Scusate, ma ci vediamo raramente, ne approfittiamo. E quindi il primo cortocircuito è questo, cioè noi dobbiamo fare quello che diceva il professore, cioè mettere gli alunni nella condizione di poter uscire dalla scuola, anche quella primaria, sapendo leggere, scrivere e far di conto. Ma il problema è, li vogliamo formare i docenti che devono insegnare a questi ragazzi a leggere, a scrivere e a far di conto? Perché quando io facevo, ho fatto i concorsi per entrare a scuola, la mia prova scritta è stata lo zibaldone di Leopardi. I concorsi di adesso, la prova scritta è, simula una lezione in una classe in cui ci sono 4 BES, 3 DSA, 2 docenti di sostegno, 4 stranieri, e prova soltanto a capire come devi tenere la classe, perché in realtà è questo. Io faccio il commissario nei concorsi e quando mi sono azzardata a fare qualche domanda di contenuti, perché quelli che poi si vanno a trasmettere primariamente agli alunni, io mi sono trovata nei confronti, cioè davanti gente che quando ho chiesto la seconda rivoluzione industriale, cioè mi hanno detto perché c'è stata pure la prima? Cioè siamo arrivati a questo livello, è un livello per cui se tu sai che cos'è un'aula immersiva, no, perché adesso va quest'aula la lettura immersiva, sta in tutte le scuole, oppure se tu fai questo metodo DADA, cioè i ragazzi escono dalle classi e vanno, loro, i docenti non si muovono più, tutte queste americanate, perché noi prendiamo sempre il peggio che viene dall'estero, mai il meglio delle esperienze, noi ci prendiamo sempre il peggio. Beh, tutto questo ci toglie da quello che è il principio fondamentale per poter recuperare la scuola italiana, la didattica, che si basa inizialmente sui contenuti, e i contenuti passano non solo attraverso quello che viene dalla scuola primaria. C'è un altro problema, e il professore, penso, il professor Tucci, penso che ne ha avuto testimonianza, la scuola media. La scuola media è un ibrido all'interno del sistema scolastico italiano, non ha senso, cioè non continua con la scuola primaria e non lancia verso la scuola, cioè è un anello staccato. Io mi trovavo in enorme difficoltà perché mi sembrava di prendere sti ragazzini e non capire da dove venivano e non avere ancora loro chiara l'idea di dove volevano andare, cioè l'orientamento per la scuola superiore. Mia mamma ha detto faccio il classico perché tutti fanno il classico, mia mamma ha detto faccio il professionale perché passa il pullman nella scuola
scuola sta qua dietro. Cioè arriviamo a questo, nel senso è da rivedere un pochettino tutto. Questi sono dei cortocircuiti che noi dobbiamo capire, come addetti ai lavori, dove vogliamo intervenire, in che modo, perché altrimenti la politica farà sempre le riforme che poi diciamo abortiscono da sole, perché la maggior parte delle riforme, se così le possiamo chiamare, provocatoriamente ma non tanto, veramente si può dire che forse dal 1923 ci siamo mossi pochissimo rispetto, e cioè, sono passati 100 anni, penso che una mossa ce la dovremmo dare. Come si fa, professore, a cercare di far capire alle scuole, a partire dai dirigenti scolastici, e lei è stato un dirigente scolastico, che la performance degli istituti non è quanti alunni tu promuovi e quanti non ne bocci, la performance di un istituto è sul lungo periodo, cioè quando gli alunni escono da quella scuola, si ricordano dei docenti, hanno appreso qualcosa da quei docenti e riescono ad andare nel mondo del lavoro con una serietà e una compostezza anche personale, perché altrimenti, guardate, diventa impossibile. Io sono una di quelle che è stata bannata da tutti i social possibili e immaginabili, perché se qualcuno commentando scrive "se avrei", io scrivo "torna a scuola", e allora lì non importa come lo dici, l'importante è ciò che dici. No, siamo italiani, se decidiamo di parlare con qualcuno e di confrontarci lo dobbiamo fare avendo anche la nostra struttura linguistica di base, perché altrimenti vuol dire che stiamo sdoganando l'ignoranza, e i social sdoganano l'ignoranza in un modo incredibile. Da dove partiamo, professore? Da dove si può partire? Questa è un'altra domanda bellissima a cui rispondere qui però non è molto facile. Bisognerebbe partire dall'idea di dare comunque ai ragazzi dei docenti che siano in grado di essere chiamati docenti. Ecco, questo è il punto fondamentale. Allora, se noi continuiamo anche con concorsi, con le crocette, e io ho detto pure là dentro che le crocette le mettevano anche gli analfabeti, e noi siamo in un mondo in cui di analfabeti di ritorno ce ne sono tanti. Quando si mettono in ruolo dei docenti che hanno partecipato ad un concorso fatto 20 e più anni prima, senza nessun accertamento ulteriore delle sue capacità, e allora a questo punto mi chiedo, com'è possibile tirar fuori la scuola? Bisognerebbe rimboccarsi le maniche e cominciare da capo e avere anche il pugno fermo nei confronti di dirigenti e così. Ma se lei va a guardare quali sono diciamo, i criteri di valutazione dei dirigenti, non c'è niente. Si parla soltanto di carte, carte, carte e carte. Ma sul piano didattico non c'è un accertamento per vedere se effettivamente gli alunni di una scuola sappiano leggere, scrivere e abbiano anche una mentalità aperta verso il mondo più ampio della cultura. È questo che manca nella scuola. Quando, per esempio, vi dirò una cosa, va bene, una cosa personale, nel senso che quando ho condotto la De Amicis a Caserta, i miei ragazzi andavano quarta e quinta al San Carlo. Abbiamo fatto concerti nella scuola di flauto, violino, cioè quello che potevamo fare senza avere pianoforti o roba del genere. Abbiamo fatto venire a scuola dei pittori, tutti quelli, ci sono passati tutti quanti, quelli del casertano che voi conoscete, da Mafonso a Donzelli, agli altri, a lavorare coi ragazzi a terra, nel salone, e tutti quanti a disegnare, seguendo i consigli di questi artisti. Allora, dico, facciamo il possibile per allargare un po' anche la mente di questi ragazzi su quelli che sono dei problemi culturali generali e non soltanto quelle piccole cose in cui ci chiudiamo. Così, leggere e scrivere significa allargare il mondo, è questo, però significa anche essere, ecco, i docenti dovrebbero dare anche la capacità di ragionare. Tanto per dire, quell'episodio che io vi ho riportato qui, no? Che se il ragazzo chiede a dei ragazzi, si consuma più benzina per andare da Napoli a Milano o da Milano a Napoli? E la risposta è unanime, corale, bella, immediata,
da Napoli a Milano. E perché? Perché è tutta salita. Perché sul muro verticale Milano sta in alto e Napoli sta in basso. Ma se si mettesse la carta geografica a terra, allora il discorso sarebbe diverso. Oppure, per esempio, un'altra cosa così sfiziosa che mi ricordava una mia insegnante, una domanda che ho fatto: ragazzi, si può giocare a pallone in un'isola? E la risposta corale fu no. Perché? Perché il pallone va a mare. Perché l'isola che cos'è? Un pezzo di terra circondato dal mare. Allora nel pezzo di terra il pallone può facilmente sfuggire e andare a mare. Vabbè, sono quelle cose sfiziose che capitano così, però sono significative anche del fatto che i ragazzi dovrebbero avere progressivamente una mente più aperta. E in questo il ruolo dovrebbe essere giocato, in particolare dalla scuola media, perché la scuola media ha dei ragazzi che si trovano in un periodo della vita particolare. Quello che io sto notando ultimamente è che c'è uno scollamento tra le vedute pedagogiche e i principi della psicologia dell'età evolutiva. E in effetti il periodo della scuola media è il periodo in cui i ragazzi cominciano a, dopo il periodo tranquillo della scuola elementare, almeno adesso si sta rovinando anche questo perché si parla anche di pornografia già dai 7-8 anni in poi. Ecco, e allora la scuola media dovrebbe avere questo ruolo, di un ruolo deciso, e invece sembra che sia lì che non sa che cosa fare. Né continuare a approfondire né lanciare verso l'alto, non si sa. Posso intervenire su questo? Sì. Un attimo? Sì, sì. Cioè, da dove ripartire? Per me il punto nodale sono i dirigenti. Nella mia esperienza c'è stato un deterioramento della figura del dirigente dalla famosa legge della buona scuola, un disastro, che prima noi lo chiamavamo dirigente, c'era il preside. La preside, che ora sono scomparse, queste figure, preside, è scomparsa. Esiste il dirigente, e lì è il punto da dove incominciare. Bisogna riportare il preside a scuola, la preside, non il dirigente. La legge 107 ha distrutto la scuola perché l'ha trasformata in un'azienda, e gli ultimi dirigenti con cui ho avuto a che fare non si importavano né dei docenti né tantomeno degli alunni, si importavano ugualmente di mandare avanti la ditta, l'azienda, i cui profitti quali erano? I parametri di valutazione, il non abbandono, il numero delle promozioni e il numero dell'accaparramento di progetti. Un disastro l'accaparramento di progetti, che crea nell'ambito della scuola una cultura di adulazione e di delazione. Cioè questi dirigenti che si circondano di adulatori e delatori, che fanno, proprio perché hanno perso il contatto con i ragazzi della scuola, una funzione amministrativa più che educativa. Il secondo elemento è la scelta dei docenti. E qui per me il concorso va riportato ai vecchi parametri. Cioè le risposte multiple in cui mi viene fatta la domanda, in quest'ultimo concorso, qual è la parola che è estranea a queste quattro? Lo faccio a voi, vediamo, non riusciremo mai a rispondere, no? Castità, sfoggiare, provare, aromatico. Io sfido noi presenti a dire qual è la parola che non è in contesto con le altre tre. Vi aiuto io. È provare. E perché provare? Perché le altre tre contengono il nome di una città. Asti, castità. Romatico, Roma. Romatico, Roma. Sfoggiare, Foggia. Cioè queste sono domande di ammissione di un docente. E concludo con un'esperienza, cioè qualcosa di assurdo, per cui vanno tolti questi elementi di accesso, diciamo, preliminari. Bisogna ritornare alla prova scritta, come diceva la dottoressa, in cui si chiede chi è Leopardi, che parla di questi contenuti, no, filosofici e via di seguito. Mi porto poi all'altro aspetto che manca ai docenti, la formazione umana. Cioè, tu devi essere umano. Porto l'ultimo esempio, qui abbiamo il papà di questo ragazzo di cui sto parlando. Il figlio, che fa la scuola superiore,
è stato ammalato gravemente in ospedale, in fin di vita. Esce dall'ospedale dopo 30 giorni, la scuola informata. Appena torna a scuola, i professori gli chiedono come stai, come non stai, che ti è successo. Nulla. Lo interrogano. Lo interrogano. Una sfilza di due. Perché dobbiamo mettere i voti per il pagellino. Questi sono purtroppo alcuni docenti di oggi. Questa è disumanità. Allora, noi purtroppo dovremmo parlarne per ore, però il tempo è tiranno. Però su questa cosa qua io ho avuto il piacere di scambiare due battute col ministro, perché poi ci incontriamo spesso lì. Io la mia proposta gliel'ho fatta, perché io sono d'accordissimo, poiché noi ai dirigenti stiamo dando così tanti soldi che veramente li possono spendere in due, la scuola dovrebbe avere un coordinatore delle attività didattiche, quello che è il preside, e dovrebbe avere il project manager, che non è detto che non possa essere anche di 2, 3, 4 scuole della stessa zona che hanno la stessa problematica alla base, perché facendo così si recupera anche la dimensione umana del docente, che il docente molte volte la dimensione umana la perde a scuola, tra i colleghi che sono un po' carogne, tra la paura di non essere all'altezza, tra dover rispettare, di essere le grazie del preside, per cui penso che questo è uno spunto di riflessione, Marco, che possiamo fare nostro e cercare di tornare ad avere questa umanità all'interno del cosmo scuola, perché se non partiamo da quello, cioè io dico sempre la stessa cosa, ci ritroviamo qua fra un anno, avremo scritto magari un altro libro, ma lo stato di salute della scuola italiana da coma farmacologico sarà diventato irreversibile, quindi grazie a tutti per averci fatto compagnia, grazie e complimenti. Grazie a voi.